Cioè, ma ragazzi, guardate che meraviglia. Cioè, adesso abbiamo le magliette blu. Cioè, che comunque, ragazzi, il mio sogno è di arrivare in nazionale. Comunque, uno dei miei più grandi sogni. Perché, va bene, a me piace la Juve, il Cagliari, il calcio, il Chelsea, il Real Madrid, però la nazionale è un'altra roba. Nazionale vuol dire un sogno di portare la barca delle arti marziali, per me, cioè portare la barca delle arti marziali più in alto possibile, capito? E di usare tutta la mia forza di volontà, la mia coercizione, la mia disciplina interiore, e andare oltre l'ostacolo, andare oltre la mia normale dimensione umana, perché è quello portare la nazionale, andare oltre se stessi, dare più del io dicevo quando ero nella mia squadra 200%, se vai nella nazionale devi dare dal 500 al 1000%, capito ragazzi? Quindi qua io ho già messo delle magliettine col colore azzurro sabaudo, che comunque sappiamo un po' di storia, perché comunque in Italia avevamo il regno delle due Sicilie, quindi andiamo a studiarla la storia, perché non basta essere ottimi nello sport e dimostrarlo, ma anche essere, diciamo, discreti, ma ottimi anche a scuola. Ricordiamo, ragazzi, va bene lo sport al 50%, ma al 50% dobbiamo essere performanti anche a scuola, quindi è per quello che ai ragazzini poi gli piace l'ora di ginnastica, perché scuola senza l'ora di ginnastica, gli studenti sono mezzo studenti, avete capito? Quindi lo sport da questo, dallo sprint giusto poi ai ragazzini per dare il meglio di loro stessi a scuola e magari arrivare al sogno di Olimpiadi, di nazionali o di squadre, non lo so, perché comunque lasciate questa, dalle mie parti si dice benzina, cioè ci vuole un po' di gas, gasolina, l'energia giusta per poi portare queste persone a dare più di se stessi, diventare quasi supereroi. Ecco, questo è di cui stiamo parlando. Infatti abbiamo anche il triathlon, che è l'esempio di sport dove l'umano va oltre le sue possibilità. E in questo canale parliamo anche di quell'uomo là che parlava di questo, che è Bruce Lee. Bruce Lee era un uomo che aveva superato le sue paure, le sue, che è una cosa comunque che si sa in greco, c'è un mito che è il mito di Ercole, cioè che va a superare vari test, prove, distruggendo varie colonne. E c'è anche nella Bibbia, comunque abbiamo Samsone che distrugge le colonne del suo tempo. Quindi alla prossima, ciao! Sì, perché la Bibbia parla di atleti. Se voi andate a cercare, proprio, ci sono vari sermoni che parlano proprio di come si comporta l'atleta nella Bibbia. Perché comunque l'uomo non è fatto solo di corpo, però quando andiamo a allenarci in una maniera giusta è come se stiamo facendo quello che dice la Bibbia, portando il corpo a un tempio. Infatti nella Bibbia c'è scritto il corpo è un tempio, quindi le nostre pratiche non sono per dimenticarci Dio, ma sono per glorificarlo. Ricordiamo, anche se vediamo poi i nostri idoli, sono nello sport, non è che mettiamo gli idoli prima di Dio. Dio viene prima, poi quelle persone che hanno superato le colonne d'erba, cioè c'è anche Sansone nella Bibbia che ne parla, che lui distrugge le colonne dei filistei, no? Come Ercole. Ercole distrugge le colonne, ma anche Goku. Perché comunque abbiamo varie storie che parlano di atleti. Goku nel buddismo va a distruggere le colonne di Buddha, o comunque arriva vicino
alle colonne del Buddha, e il Buddha poi lo blocca. Okay, perché nel buddismo è diverso. Nel buddismo sembra che se tu hai troppa forza poi ti diventi arrogante. C'è questa dimensione qua nella spiritualità, cioè quasi come se diventi un demonio. Quindi Goku è stato bloccato finché non ha incontrato il monaco, che il monaco è il vero protagonista della storia, che nel cartone animato sarebbe Bulma, perché Bulma è lei che trova tutte le sfere del drago. Quindi in realtà Akira Toriyama, prendendo la storia Viaggio in Occidente, il protagonista non è Goku ma Bulma. Ragazzi, che è un'altra curiosità che magari non sapete, perché di questo e altro ci va a parlare con me, perché la mia passione va oltre l'ostacolo, che addirittura si intravede la barca della nazionale. Bisogna andare sempre oltre l'ostacolo. Quindi ci vediamo alla prossima, ciao.